Allora, Tiki, ci puoi dire quale cibo ti piace? Magari preferisci qualcosa di diverso da quello che ti ho scritto? Beh, ecco. Ok. Mi chiamo Sean, sono irlandese e sono un insegnante di inglese. I miei amici continuavano a dirmi che la Cina è un paese molto bello. In più, io penso che sia anche molto moderno. Così non ci ho pensato due volte e ho preso la decisione di trasferirmici. Come dice il proverbio, il giorno inizia dal mattino. Anche la giornata che trascorre Sean inizia con la tipica mattina cinese. Sono una persona a cui piace provare sempre cose nuove. Uso molto internet. Sono convinto che internet renda la nostra vita più agevole e comoda. Per esempio, qui si può pagare con WeChat nei negozi. È un nuovo metodo di pagamento, una nuova modalità che, a mio giudizio, amplia le possibilità lavorative. Sono a sua disposizione applicazioni tecnologicamente avanzate. Questo ha generato in lui un forte interesse nei confronti dell'uso di internet, cosa che gli ha cambiato la vita, rendendo il suo stare in Cina molto agevole. Oggi è venuto alla sala espositiva della China Mobile Chengdu Industry Research Institute per saperne di più sulla futura industria cinese del 5G. Grazie ai corsi di realtà virtuale e alla tecnologia 5G abbiamo realizzato classi con due insegnanti. Tutto bene? Certo. Benissimo. Fantastico. Mi sento come un bambino. Attraverso il 5G Gateway raccogliamo e mettiamo insieme i dati del campus. Possiamo anche dare forma a un'immagine digitale degli studenti, che contiene la frequenza e il comportamento degli studenti stessi. Attraverso il 5G Gateway possiamo monitorare e gestire dai veicoli alle apparecchiature audiovisive all'interno del campus, fornendo alle scuole un supporto gestionale più standardizzato ed efficiente. La China Mobile Chengdu Industry Research Institute ha la competenza di settori come l'agricoltura, l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Ecco, Sean, questa è la nostra applicazione 5G nel settore medico. Con la tecnologia 5G collegata a un'ambulanza, possiamo aiutare a ottimizzare e velocizzare i tempi di soccorso, perché i medici dell'ospedale possono vedere le condizioni del paziente in remoto, guadagnando così più tempo per la loro cura. Il nostro sistema di emergenza basato sul 5G ha fornito supporto sul posto durante la parata del 70° anniversario della fondazione della Nuova Cina. Per esempio, nel settore agricolo, combiniamo alcune tecnologie degli UAV attraverso il 5G Gateway e un gran numero di sensori, e le utilizziamo in alcune aziende pilota per la riqualificazione dell'industria agricola. Il rapido sviluppo dell'industria legata a internet fornisce al popolo cinese non solo soluzioni più efficienti e affidabili per i settori professionali, ma è anche di grande supporto nell'agevolare la vita di tutti i giorni alle persone. Un esempio, il ristorante intelligente. Questo è per te. Grazie. Ah, la zuppa. Io prendo quello. Quando parliamo del ristorante intelligente, tutti si chiedono immediatamente che cos'è. Abbiamo investito sui luoghi che non vediamo. Abbiamo fatto sì che sia le cucine a vista, sia quelle sul retro dei ristoranti, diventassero completamente digitali. Inoltre, quando mangio in questo ristorante, non serve che mi porti dietro nulla. Metto il piatto sul dispositivo e in una seconda postazione posso vedere quanto ho speso oggi per mangiare e pagare attraverso lo scanner facciale. Fantastico! Non serve avere i contanti. Sì, è comodo. Utilizziamo i big data e alcuni algoritmi dell'intelligenza artificiale per aiutare le imprese a prendere decisioni aziendali relative al digitale su ogni ambito.
5G, realtà virtuale e intelligenza artificiale sono la nuova generazione di tecnologie di Internet mobile che, in continuo cambiamento e innovazione, stanno ampliando le possibilità di Internet. Ogni rivoluzione scientifica e tecnologica promuove il rapido sviluppo della società umana, rendendo contesti e stile di vita sempre più piacevoli e intelligenti. Sono il fiore all'occhiello del settore dell'alta tecnologia cinese e anche una potente forza trainante per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo verde della Cina.